siamo abituati malissimo, caro mio. Con niente fanno e con niente vogliono fare. Giova, ma ci non siamo, Giova. Bravo. Ma ci non siamo. Bravo. Di fronte a Panatano Giovanni. Bravo. Ma qui in Agrigento manca tutto. Non è che manca tutto. I cosi ci sono, è che la gente non protesta. C'è Linuzza. Linuzza? Sì, che abita con la casa cadente. Hai visto? Sì. Hai visto? Pepe, che abita con la casa veramente che fa schifo. Sì, però se ne può dire a travagliare. Io mi faccio travagliando. Chi sta a dare la casa senza travagliare non è buono. No. Ce l'hanno a scottare, hanno a dare travaglio. E Pippo era grande, un po' travagliato. Perché si sa... Ah, è grande, ma travagliava di niente, che sta faceva, come faceva a 4 anni. Sì, ma municipio, però ci va a dare la casa. Come si deve... Va bene, ma però voglio dire, da piccolo bisogna creare, o se ne va a scuola o travaglia, perché si è abituato a niente con fare niente, o cresce la gnusa, viziata, e manca è buono con la sabizia. Sì, ma io non travaglia. E non ne travagliato mai allora? No, travagliamo, ora in pensione. E perché non si mette le grane davanti e si faceva a casa? No, un giardino di sci. Un giardino di sci perché magari era plagiata nel male cose, ma se uno non capisce certe cose e se ne va a travagliare, i grani se li mette di lato, quando si è pazzito, quando si sposa, è giusto o no? Questo è giusto! È giusto! Ma siccome non si può sposare! No, che hanno stessa speranza che ci vanno a dare papà e mamma! Si c'è giù l'ho detto! C'è giù l'ho detto? Sì, al municipio non ce ne vuole aggiustare più! E perché non protesta, gliela fa fare? Ci paga a cambiare, a mise si può fare utile! Ha protestato! Un sindaco si ne fuzzi! Sì, ma non ce la... è giusto, va bene! E allora protestiamo! E dobbiamo protestare! Protestiamo! Però ripeto, uno da piccolo deve avere senso, cioè di pensare al dopo, cioè avuto si risparmia mentre china. Mi capisci? Ho capito, Giovanni. Ecco. Sì. Sì, prego. Al microfono. No, non c'è bisogno, io parlo, c'ho la voce altissima. Lo sento. La sua coalizione a livello nazionale ha proposto l'abolizione della legge Merlin. E quindi lei cosa ne pensa? Della legge Merlin, che merlo è? Perché non parla siciliano? Perché non parla siciliano? Lei offende la Sicilia, lei offende Agrigento, parli terra-terra, se no parli terra-terra. Sì, mi spieghi, perché parla da vocabolario? Siamo siciliani, sempre inglese, da ora in poi parla siciliano. La Sicilia è se non si è abbandonata per tanti motivi. No, bordelli no. No, è sbagliato. Perché non ci capiscono i casini? Ah, no. No. Perché non, i giovani non vedono malattia. Quale malattia? Sanno a fare ziti, che i femmini ci sono, se ci ne cercano uno onesta. Ma io devo essere pure onesto, devo essere uomo, un navattagliare all'angelo. Perché l'uomo deve dare l'esempio. E perché ci vengono fino a capire i casini? E a sinistra ci e da ora in poi noi facciamo un circolo del buon esempio per tutti. Il circolo del buon esempio. Va bene? Il circolo è buon esempio, molto trascina. No, rispettare i nemici, quelli che non sanno ragionare, li portiamo dal circolo del buon esempio. Il circolo del buon esempio! Se non c'è il lavoro ci riuniamo, quello che manca. È giusto? Ed ora in poi facciamo un telegiornale siciliano, non parliamo solo inglese. Perché gli inglesi non parlano siciliani? Sempre noi ci dobbiamo sottomettere, non va. Senti che si abbassano i di una volta tanto. Inglese o siciliano mai. Mi levaro pensino sole. Senti a casa, lei è pallido, venga qua. Lei è pallido. Venga. No, vieni, perché non c'è più il sole. Ne ha rubato pure solo in Sicilia, ne l'ha rubato proprio. Sta una cosa a voi, facciamo perdere, la sua risposta è stata esaustiva. Io vorrei sapere qual è il suo programma per il centro storico che è totalmente distrutto. Ristrutturarlo di nuovo. Come? Quali leggi? Bisogna protestare, i fondi ci sono. Dove sono? Paghiamo le tasse perché non ci danno diritti. E perché non arrivano? Perché c'è clientelismo e non vale nessuno. Mi impiego io e basta, e comori mori. E chi gli danno i soldi? Chi gli danno i soldi? Evati alla gnosi. A gente seria no. Chi è onesto fa schifo, chi è disonesto è onesto, e questo non va. Ho capito. Questo non va. Ho capito.
Ha capito che questo non va così? Ecco, d'ora in voi deve andare avanti gente che è onesta. Manca l'equilibrio nella vita, siamo messi così. E un po' di equilibrio ci vuole, non dico proprio preciso, ma un po' di equilibrio ci vuole. E ripeto sempre, sempre ripeto, aggiungendo, ce n'è cose da fare, un mare. Il lavoro c'è nei spiagge, pulire le spiagge a San Leone. Perché non vanno alle spiagge a San Leone? I gabinetti, come dico io, mettendoci 50 centesimi. No, 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 c'è, avuci c'è, non ti preoccupare. Ora bevo, bevo. Bevo che ho sento. Grazie, che ho bevuto. Bravo Alfonso. E allora? E allora? Lo vuoi fare il film con me? La provola seconda. Ma quale provola? Questa provola non c'è, tu devi fare un film giusto, un film colossale, per dare un buon esempio. E il film colossale si fa? Si fa giusto, attori giusti, proprio sapere fare l'attore. E io un attore sono. Perfetto, e tu non lo noi facciamo un film con le scene giuste. Tu lavori con me. Facciamo una nuova mafia, quella giusta, quella dell'onore, che nenguete e manco vuoi essere inguidato. Capisci? Capivo. No, ma si sentono tutti i malandrini e ne sottomettono. E chi siamo schiavi? Non va questo. Ci vuole una sedia a parte, perché io mi sbatto dentro. Sì, 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 sì. Tu dovresti dire che le persone non si devono più litigare. Ecco, brava questa bambina. Se avete sentito, un applauso a sta bambina. Un applauso. Mi ha detto che le persone non ci dobbiamo più litigare, basta più fare sciarre cose. Litigare è buono, basta più, buono, buono. Non litigiamo più, ma sai perché si litigano? Perché non pensano a travagliare. Non ci pensano a travagliare. Vanno tavola mise a fare minuzzato, a diventare la scusa per te, alle voti. Datevi da fare, dite che c'è di fare, facciamoci un programma per l'artigianato. Valorizzare l'artigianato, fare delle fattorie, fare un latte agrigentino, vino agrigentino, formaggio agrigentini, fare delle cose agrigentini e esportarli fuori, venderli. Perché ci dobbiamo comprare sempre cose della Parma, la tua cosa? Di via sopra. O ne potremmo accattare cose di qua e le vendiamo e il denaro resta qua e gira. E ti vanno avanti, ti andrà per nautino. Siamo schiavizzati ogni ieri. Qua, caro mio, se continua così, non resta nessuno, non ci sarà neanche produzione umana. La gente ci ha passato la voglia di sposarsi e fare figli. È brutta la storia, è grave, non è da ridere. È seria. Come? E infatti, e perché no? E infatti, ci vuole l'aeroporto, dobbiamo lottare per l'aeroporto. Dobbiamo fare un aeroporto.